Io mi sono, allora, ovviamente io quando mi è stato proposto, quando ho capito che c'era lo spazio per collaborare con Piera Gli Esposti, la prima cosa che ho detto no, cioè no, io non me la sento, come dire, perché capivo che era una grande sfida, perché stiamo parlando appunto dell'attrice che ha cambiato il teatro italiano del Novecento, perché quando Edoardo De Filippo ti dice tu sio verbo nuovo del teatro, perdonate la pronuncia napoletana se c'è qualche napoletano in sala, comunque quando ti dice tu sei, hai annunciato il nuovo verbo, capite che insomma, quindi io avevo all'inizio una grande soggezione di Piera, poi ho capito che anche Piera ce l'aveva di me. Perché diceva che io la osservavo, che osservavo la casa, che sembravo freddo, distaccato, analitico. E io gli ho spiegato: guarda, Piera, ma il mio lavoro è un po' quello, cioè uno prima di scrivere una storia di indagine deve un po' indagare. Io dovevo, insomma, capire, oltre le ossessioni di cui lei mi parlava e che nel libro ci sono, anche insomma, renderla come personaggio dovevo studiarla, e quando studi sei un po' freddo, un po' analitico. Quindi c'era questa reciproca soggezione, questo stato anche un po' di tensione reciproca. Difatti, quando mi chiedono: ma da dove viene questa tensione che si sente nelle pagine del libro? Viene da lì, viene dal fatto che tutti e due eravamo intimoriti l'uno dell'altro, pur capendo che la storia che stavamo cominciando a costruire ci piaceva. Ci piaceva l'idea che questo fosse anche un romanzo di formazione al negativo, perché Alessandro Ricomanno è un portaborse, come hai detto tu, anonimo, infelice, uno che fa un lavoro che teoricamente sarebbe anche bello, no? Perché lavorare per un parlamentare della Repubblica, insomma, teoricamente. Poi se lavori per Terzite Garritano, che è un senatore di quelli un po' folcloristici, insomma, il lavoro è un po' meno interessante, e poi soprattutto viene sfruttato. Ragion per cui lui non riesce a sistemarsi a Roma, perché vive ancora in pratica in un seminterrato, quindi non riesce a trasferirsi a Roma, non riesce a far venire a Roma la sua fidanzata storica in Toscana, che rimane al paesello, al borgo, e ogni volta dice: sì, però quanto andiamo avanti così? Perché tu vuoi lavorare a Roma, però con 1.200 euro non si va da nessuna parte, però no, non vuoi tornare a Firenze, non vuoi tornare in Toscana a trovare un lavoro in provincia, perché comunque Roma, insomma, sta in questa situazione. E la sera, una sera in cui si concede uno svago così nella movida, un po' sopra le righe, la sua vita sembra naufragare del tutto, perché succede quello che lui non avrebbe mai pensato fosse possibile. Da quel momento la sua vita cambia, ma in realtà cambia meglio. Cioè, e anche lui si trova addosso, si trova dentro una statura criminale, una capacità di resistere, di scavalcare il senso di colpa. È un'idea che ci può essere paradossalmente una sua rivincita da quella sera maledetta. E che era per noi uno degli architravi del romanzo, perché è un romanzo in cui si forma un cattivo. Ma io adoro il senatore Garritano, perché lì mi sono accorto che questo meccanismo, cioè qualche volta la ricerca del colpevole, è un meccanismo che tutti dicono: ah, beh, è un bel pretesto. Già pretesto non mi piace, insomma, è un bel strumento per indagare la società. Io, non, io che pure mi sono formato su queste storie, e quando mi dicono che sono un giallista non mi viene l'orticaria per nulla, non sono di quelli che dicono: no, ma io scrivo il giallo per dire qualcosa. No, io scrivo i gialli perché mi piacciono queste storie qui. Vabbè, però voglio dire, non è che sempre mettere il mistero sulla morte e quindi su chi è stato, su chi è l'assassino, secondo me non è neanche però l'unica, no, maniera per raccontare un po' le società. In questo caso, il meccanismo del fatto che siamo un po' sganciati dall'idea di sapere chi è stato, perché lo sappiamo, noi lettori lo sappiamo,
paradossalmente libera degli spazi di commedia, che quando c'è un mistero sulla morte di qualcuno, a me torna peggio. Da narratore io non sono mai riuscito ad abbandonarmi a grandi toni di commedia. In questo caso sì, e ho capito che nel senatore Garritano cioè, proprio come un geyser, come un vulcano, è venuta fuori quella grande commedia italiana di cui ci siamo nutriti tutti e che è veramente il nostro DNA, insomma. Che poi ti accorgi che quando c'hai un senatore così pessimo, però insomma, poi alla fine anche lui dice delle grandissime verità. A un certo punto c'è un passaggio in cui Garritano sta lavorando in una commissione che deve deliberare se autorizzare la commercializzazione delle vongole con un diametro inferiore a 2,5 cm e portarlo a 2 cm. Voi pensate, ma è possibile che una commissione del Senato lavori su 5 mm delle vongole? Nel mondo globalizzato 5 mm nella pesca delle vongole possono cambiare i destini di tante persone, quindi non è un lavoro. Poi si capisce che è una cosa molto seria. Ora, grazie a questo lavoro in commissione, Garritano si è fatto tutti i ristoranti di Ostia, Anzio, e si è mangiato tutti gli spaghetti alle vongole possibili, forse diciamo un po' esagerato, però a un certo punto si capisce che in questa commissione che deve deliberare su questi 5 mm, questo regolamento, c'è di mezzo la vita di tante persone. E allora si capisce che in quel momento lì Garritano c'ha quasi fa forse quello che non ho mai fatto nella sua vita, cioè fa gli interessi del popolo italiano e dice: io però questa cosa non mi convince. Però comunque non si schiera, non lo fa in prima persona. E Alex gli domanda: ma senatore, ma una volta che, come dire, aveva ragione, che è dalla parte del giusto, perché non si espone? E lui risponde: perché in Italia quelli che stanno dalla parte del giusto fanno quasi sempre una brutta fine.